Perché? Perché insomma, cioè, ci ha colpiti questa scelta. Sì, intanto vi ringrazio e ringrazio gli organizzatori per avermi consentito di scegliere, nel senso che effettivamente è anche una fiducia nei miei confronti, nel darmi la possibilità di parlare di un argomento che a me sta a cuore, nonostante non sia in effetti un mio argomento di lavoro e né di studio accademico, per cui grazie della fiducia. Diciamo che è di mio particolare interesse da quando sono diventato genitore, cioè da 3 anni fa a questa parte. È da quel momento che di fatto mi sono messo a studiare, mi sono interrogato su qual era il giusto metodo educativo da utilizzare con mia figlia e verso quale tipo di scuola indirizzarla, no? Per poterle offrire il meglio delle possibilità, insomma. E da lì mi sono messo a studiare e quindi mi sono interrogato sul disastro della scuola moderna, alla luce anche, ad esempio, di sistemi alternativi che esistono e che sono addirittura nati in Italia ma che sono dimenticati. E quindi da qui nasce la proposta di parlare di Montessori. Bene, è anche un argomento di cui non, insomma, appunto, non si sa molto, quindi siamo contenti di ascoltarlo. E Luca ha deciso di accoglierci con una chicca. Quest'anno vi abbiamo intrattenuto con le serie televisive, con la musica, e questa volta ci abbiamo una sorpresa. Non anticipo nulla, l'avete già forse visto.
Un argomento che non è mai stato trattato in questa scuola.
scuola di liberalismo, perché in realtà, di fatto, non so in quanti associerebbero il nome di Maria Montessori al pensiero liberale. Tendenzialmente si ha più l'idea che gli insegnamenti di Maria Montessori siano un po' degli insegnamenti tra virgolette alternativi rispetto a quello che è una scuola tradizionale, e quindi magari anche più vicini a delle idee progressiste, no? Piuttosto che a delle idee liberali. Io nello studiare Maria Montessori, e da liberale convinto, perché liberale sono sempre stato, fin da quando seguivo le conferenze del professor Ricosta più di 20 anni fa, è lì che mi sono innamorato di questo pensiero, che ho scoperto che lì stava il mio pensiero, cioè il professor Ricosta mi ha fatto scoprire quali erano le mie idee, che erano, sono queste. Ecco, quando io ho cominciato a studiare Maria Montessori ho capito che invece si inquadrava perfettamente nel pensiero liberale, e che gli insegnamenti di Maria Montessori sono assolutamente coerenti con un obiettivo liberale di creare delle persone libere e responsabili di se stesse. Questo è il punto. Ciao Rosy, prego, prego, prego. Questo è il punto cruciale al quale vorrei portarvi alla fine della mia relazione di oggi. Allora, se noi vivessimo in un regime socialista, in un regime comunista, noi avremmo limitata totalmente la nostra libertà e con essa la nostra responsabilità, nel senso che non saremmo responsabili di nulla, perché tutto in un regime del genere viene deciso da altri, quindi non esiste proprio neanche la possibilità di essere liberi e responsabili di se stessi. Ora, noi viviamo invece in un paese libero, democratico, in cui esiste almeno formalmente la libertà, diciamo così. Ecco, però, c'è un però, perché dal momento che, e da liberali sappiamo quanto sia odioso questo, il governo, lo Stato, sottrae dalle tasche dei cittadini la metà del reddito guadagnato, questo cosa comporta? Che queste entrate pubbliche vengono poi trasformate in spesa pubblica, ed anche al netto delle varie ruberie e delle perdite d'acqua dei rubinetti della pubblica amministrazione e dei meccanismi che servono a oliare, diciamo così, la pubblica amministrazione, tanti soldi vengono spesi effettivamente per erogare servizi ai cittadini, e quindi i cittadini si trovano che cosa? Si trovano, tra virgolette, in maniera gratuita, perché ovviamente di gratuito non c'è nulla, però si trovano apparentemente in maniera gratuita dei servizi fondamentali, come per esempio quelli dell'istruzione e della sanità. Oggi parliamo dell'istruzione, ma ci sarebbero tanti capitoli anche sulla sanità da dire, che sono settori fondamentali nella vita, in cui si esplica in qualche modo la libertà dell'individuo e delle proprie scelte, la definizione di quello che si è. Oggi parliamo della istruzione. Ed allora, la struttura sociale attorno a noi, anche in un paese democratico, quindi non in un paese socialista, ma in un paese democratico, è ben pronta a toglierci l'impaccio della responsabilità delle decisioni della nostra vita. Nel senso che, se non facciamo attenzione, anche in un mondo come il nostro, cioè in un mondo democratico, è già tutto abbastanza scritto nella nostra esistenza. La scuola è bella lì pronta, non dobbiamo domandarci granché, la scuola è pronta, ci viene offerta gratuitamente, è un servizio del quale usufruiamo. È difficile, e ci vuole una particolare attitudine che io definirei liberale, ed è quell'attitudine che mi sono ritrovato io ad avere quando sono diventato genitore, di dire, di domandarsi se davvero quello che ci offre la struttura sociale attorno a noi è quello che noi desideriamo, è quello che serve a noi, oppure se desideriamo qualche cos'altro. Perché io sono convinto che essere liberali non voglia dire semplicemente accogliere un pensiero politico intellettualmente stimolante, o avere degli strumenti sofisticati ed efficaci per criticare la politica e interpretare la realtà, ma è anche, secondo me, un modo di essere, un modo proprio di esistere, essere liberali. Ed essere liberali, secondo me, io questo l'ho compreso appunto soprattutto quando sono diventato genitore, quindi quando ho provato la responsabilità di qualcun altro, non solo la mia. Ecco, essere liberale vuol dire, secondo me, anche prendersi
prendersi pienamente la responsabilità della propria vita e quindi decidere in maniera autonoma per la propria vita, non lasciarsi vivere. Questo perché? Perché, come vi dicevo prima, in un mondo come questo, anche se non è un mondo socialista in cui naturalmente si è schiavi per definizione, rischiamo di diventare schiavi perché la struttura sociale attorno a noi non aspetta altro che di decidere per nostro conto, nell'offrirci cose fondamentali per la nostra vita come l'istruzione dei nostri figli. E allora io dico che questo non va bene e deliberare dobbiamo interrogarci se ciò che ci viene offerto attorno a noi dalla struttura sociale, mi piace definirla così, sia adatto o no a noi e dai nostri figli. Ecco, secondo me il dibattito che c'è, il dibattito che prevale oggi sulla scuola, non coglie tanto nel segno, nel senso che si parla essenzialmente di scuola pubblica contro scuola privata, no? E secondo me questa è una distinzione che non è così fondamentale in realtà. Proprio la giacca perché fa carino. Non è così fondamentale, secondo me, non è quello il punto cruciale su cui noi dobbiamo discutere e su cui anche, tutto sommato, la politica dovrebbe discutere. Perché se si parla finanziamenti pubblici alla scuola privata, sì o no? Ecco, questo è un argomento che a me non interessa granché. Perché non mi interessa che la scuola sia pubblica o sia privata, mi interessa che cosa fa la scuola, come insegna la scuola. E allora, secondo me, le scuole private, per lo più oggi, sono per lo più riproduzioni delle scuole pubbliche. Non c'è una grossissima differenza di metodo effettivo tra una scuola pubblica e una scuola privata. Le scuole private sono scuole paritarie che applicano, come le scuole pubbliche, i programmi ministeriali in un certo modo e utilizzano gli stessi strumenti educativi. E allora che cosa cambia? Non cambia molto. E allora questo dibattito sulla scuola limitato a scuola pubblica contro scuola privata sinceramente non mi soddisfa. Una volta ho sentito dire che la scuola privata è una scuola pubblica con i bagni un po' più puliti. È una battuta, però tutto sommato è questa la realtà, non c'è una vera differenza, no? Tra la scuola pubblica e la scuola privata. Il punto è come si insegnano, come si insegna. E devo dire, più che il cosa si insegna, direi soprattutto il come si insegna. Perché, ecco, parlando con amici liberali, ogni tanto sento dire, il problema, ad esempio, nella scuola è che durante le scuole medie, nelle lezioni di educazione civica, si insegna ai bambini la bellezza di una costituzione, che tutto sommato così bella non è, e si creano sostanzialmente dei bravi futuri contribuenti che però in realtà non sono veramente liberi e responsabili. Quindi individuano in una particolare materia un problema. In realtà il problema è molto più alla radice, in realtà non è soltanto che cosa si insegna, ma come lo si fa. Ed allora, nel preparare questa lezione mi è venuta in mente una battuta che aveva fatto quando era ancora Presidente del Consiglio il nostro ben amato Presidente Silvio Berlusconi, il quale una volta disse, ve lo ricordo, posso dimenticarlo, disse: basta con questa scuola che inculca il valore della sinistra. E uno potrebbe dire, vabbè, fino a qua ci può anche stare. Ma poi concluse dicendo: deve cominciare a inculcare i nostri valori. E allora, intanto il problema è domandarsi quali sono i loro valori, cosa che il documentario ancora non è ben chiaro, onestamente. Ma poi il punto non è che la scuola non deve inculcare, il punto è che cosa va inculcato, no? Esatto. E allora, smetti di inculcare quello che non piace a me e cominci a inculcare quello che piace a me. Però qualcuno deve inculcare comunque, no? Qualche cosa. Ecco, e questo è un'idea che, tutto sommato, penso che alla fine tutte le parti politiche condividano, che la scuola debba fare questo, cioè inculcare. E allora, da liberale, questo a me non piace, assolutamente. Anche perché vorrei riportarvi, e secondo me già questo spiega molto di che cosa dovrebbe essere in realtà l'educazione, alla etimologia della parola educazione. Qualcuno di voi ha voglia di pensarci, educazione da dove arriva? Proprio letteralmente, come parola, cosa vuol dire educare? Cioè,
Sì, dal latino. Proprio quello. Che cosa vuol dire exducere? Portare da, quindi come se fosse estrarre. Come se fosse estrarre, perfetto. Cioè, educazione vuol dire tirare fuori, condurre fuori, estrarre. E cosa vuol dire questo? Questo secondo me già spiega tutto. Cioè, educare vuol dire tirare fuori dal discente, dal bambino, dal ragazzo, che ha dentro di sé già tutto, ha dentro di sé, con un seme, cioè ha dentro di sé già tutta la potenzialità di crescere, di svilupparsi, ha perfino già le nozioni dentro di sé, basta farle fiorire. Quindi educare vuol dire fare crescere e tirare fuori le potenzialità. Quindi oggi educazione non esiste sostanzialmente. Nel video che abbiamo visto prima, che la canzone diceva noi non abbiamo bisogno dell'educazione. In realtà ovviamente questo non è vero, perché di educazione abbiamo bisogno tutti, dalla nascita fino alla morte, con questo non c'è dubbio. Però ecco, è di quel tipo di educazione distorta, quello fatta di violenza e sopraffazione ovviamente, della quale non abbiamo bisogno, no? E quella canzone mi è anche piaciuta molto, perché poi nella strofa successiva dice hey teachers, leave those kids alone, cioè ragazzi, insegnanti, lasciate quei bambini da soli. E questo è molto montessoriano, come vedremo poi successivamente. Ecco, quindi l'etimologia parla da sola. Quindi la scuola oggi non educa, forse istruisce, forse riempie di nozioni, ma non educa. Su questo non c'è il minimo dubbio. Io sono convinto di una cosa, che bisognerebbe riportare nella scuola il modo di apprendimento che hanno i bambini nei primi anni di vita. Nei primi anni di vita i bambini, quando hanno 1, 2, 3 anni, compiono dei passi rivoluzionari straordinari di crescita. Che cosa imparano a fare? Le cose forse più complesse che mai impareranno nella loro vita, cioè imparano a camminare e imparano a parlare, che sono conquiste straordinarie, incredibili, se vogliamo, no? Considerando anche che nessuno gli insegna, nessuno ha mai insegnato un bambino a camminare, né nessuno ha mai insegnato un bambino a parlare. I bambini queste cose le imparano naturalmente per imitazione, e saranno tanto più facilitati quando l'ambiente attorno a loro sarà propenso a facilitarli, a farli crescere da questo punto di vista. Nessuno mette dei voti ai bambini per vedere se sono bravi a camminare o a parlare, nessuno pensa, ci abbia mai pensato di dire ok, il bambino ha un anno, gli do 4 perché ancora non cammina. No, è un percorso naturale che i bambini fanno, ma ad un certo punto, quando sono pronti, si alzano e poi non li fanno più nessuno. E la stessa cosa ovviamente sul parlare. Ecco, ad un certo punto però questo sistema sembra che non funzioni più, e invece deve entrare un meccanismo differente di apprendimento. Quindi i bambini non devono più imparare per esperienza, per imitazione e per esperienza, ma bisogna che le nozioni gli vengano invece inculcate, trasferite in maniera coatta, diciamo così. Ed allora il bambino non è più trattato, come dicevo prima, come un seme che deve soltanto germogliare, e quindi l'obiettivo sarebbe soltanto annaffiarlo in modo tale che possa crescere, e invece in qualche modo riempito come un otre, cioè il bambino è una scatola che deve essere riempita. E da pensare a mia figlia, che adesso ha 3 anni, e dal fuoco, devo dire proprio fuoco, no? Che le arde dentro di conoscenza e di voglia di conoscere e di apprendere, che l'anima in questo momento, il pensiero che possa finire in una scuola dove invece quel fuoco qualcuno desidera in qualche modo spegnerglielo, nel senso che non è, qualcuno potrebbe non essere interessato a farle sviluppare le sue abilità e le sue capacità, ma piuttosto si è interessato a guidarla su cose che magari non la interessano, o con metodi che, ecco, questa cosa qui mi lascia interfatto. Quindi da liberale dico no, attenzione, voglio prendere la responsabilità della situazione e guidarla verso una scuola diversa.
dicevo, si apprende per esperienza, è abbastanza liberi nella propria espressione. Quando si compiono 6 anni si viene invece messi in banchetti scomodi, di solito scomodi, poi per carità ci sono scuole e scuole, però si viene messi in un banchetto, bisogna stare tendenzialmente fermi ed in silenzio, e queste regole dell'immobilismo e del silenzio vengono fatte rispettare rigidamente dai docenti, che utilizzano tipicamente il ricatto e la minaccia come strumenti per far rispettare queste regole. Il maestro ha un ruolo centrale nell'educazione, cioè il maestro è colui che, come abbiamo visto forse in maniera esagerata, non so in realtà, è da un po' che non vado a scuola, non so se si ripete la memoria le regole della geometria, se qualcuno pensa che la geometria si possa ancora imparare in questo modo, però il maestro la racconta e i ragazzi, i discenti, devono in qualche modo assorbire quello che gli viene inculcato, non solo assorbirlo, ma poi anche ripeterlo, perché la scuola è anche fondata su questo, sul fatto che c'è poi la valutazione, del grado di inculcamento, non so se esiste, si valuta quanto il discente ha appreso di quanto gli è stato trasferito. Ecco, io penso, e ve lo dico, lo pensavo anche alla Montessori, perché molte scuole Montessori non hanno i voti, non hanno neanche i giudizi, ritengono i giudizi assolutamente inutili. Io sono d'accordo, secondo me il maestro che deve valutare giustamente, è chiaro che in ogni scuola ci deve essere un processo di valutazione anche di come va, di quanto sta crescendo un ragazzo, ed è normale che sia così, però il voto di per sé essenzialmente non ha un grosso significato, perché appunto mira, secondo me, soltanto a valutare quanto è in grado il ragazzo di ripetere la lezioncina che gli è stata trasferita. E allora qui ci sono due possibilità: o il ragazzo capisce quello che vuole l'insegnante, cioè il ragazzo che è intelligente dice va bene, allora qui per andare avanti occorre che io la lezioncina la ripeta per benino, io sono bravo, sono diligente, me la studio per benino e la ripeto, però premiato con un bel voto. Il ragazzino che invece, non perché è meno intelligente, ma perché non riesce ad accettare questo livello di frustrazione di una scuola che lo limita, lo immobilizza e lo fa stare in silenzio, e non accetta questo stato di cose, rifiuterà di apprendere come gli viene imposto di apprendere, cioè mnemonicamente, in maniera tendenzialmente memorica, come avviene nella scuola di oggi, e quindi si rifiuta e quindi verrà punito, otterrà dei voti negativi. Allora qui abbiamo una biforcazione tra chi va bene a scuola e chi va male a scuola. Io penso che il voto positivo, tanto quanto il voto negativo, sia un fallimento, cioè che il voto in realtà non serva, nel senso che il voto serve, il premio e la punizione nella scuola servono semplicemente per catalogare i bambini tra quelli che si adeguano e quelli che non sanno, non riescono ad adeguarsi. Ma quello che ne emerge alla fine è che nella scuola ha successo chi obbedisce. Chi fa come gli viene detto di fare, ha successo. Chi non fa come gli viene detto di fare, verrà benvenuta. Chi non fa come gli viene detto di fare, verrà punito. Ed allora si forma che cosa? Si forma un mondo nel quale il principio fondamentale è di fatto l'obbedienza, che si insegna l'obbedienza come principio, come valore fondante della scuola. Ed allora io penso che quando la scuola di tutti i gradi è fondata su questo prioritario principio, più che la libera espressione dei propri desideri, dei propri interessi, è fondata sull'obbedienza, e quando si vive in un contesto di questo genere per 20 anni, parlo di 20 anni, cioè dai 6 anni si fanno le elementari, le medie, il liceo, l'università, poi lasciamo perdere l'università, ormai è tardi per liberare le menti all'università, però l'università è proprio il massimo delle espressioni della struttura, non fatta per gli studenti ma fatta per gli insegnanti, per gratificare gli insegnanti.
offerta del mondo, io devo obbedire e fare quello che mi viene detto di fare. Quello che voglio fare io davvero non conta più, conta quello che mi dicono gli altri, che deve essere fatto. Allora, io sono convinto che dopo 20 anni di sistema del genere, tutti, e dico tutti noi che siamo qui presenti, tutti impariamo la lezione ed impariamo ad essere obbedienti. Però entriamo poi nella vita, finita la scuola, come ci presentiamo alla vita successivamente? Secondo me ci presentiamo che non abbiamo la più pallida idea di quali sono le nostre reali abilità, di quali sono le nostre reali capacità, di che cosa ci interessa davvero nella vita. Noi non lo sappiamo perché ci è stato impedito di esprimerlo nei 20 anni precedenti. Siamo stati inculcati di tantissime nozioni, molte delle quali le abbiamo dimenticate perché le abbiamo imparate soltanto per ripeterle quando era ora, ma poi le abbiamo dimenticate, e non siamo più capaci di entrare nella vita con consapevolezza di quello che desideriamo. Io sono convinto che molte persone finiscono con scegliere lavori che in realtà non amano, semplicemente perché non hanno gli strumenti di capire cosa amano davvero. Perché non gli è mai stato insegnato di domandarsi: ma tu chi sei? Tu cosa desideri? Tu cosa vuoi davvero? Cosa vuoi imparare sul serio? No? E questo, secondo me, è drammatico ed incide in maniera drammatica sulla capacità di ognuno di noi di essere felice nella vita. E poi quello è l'obiettivo che dovremmo avere, no? Ecco, quindi la scuola, secondo me, non è che non va tanto bene, è proprio un disastro per come è organizzata oggigiorno. Ecco, in questo quadro, invece, secondo me, gli insegnamenti di Maria Montessori potrebbero darci tantissimi spunti. Parliamo quindi un pochino di Maria Montessori. Ora, mi sono portato un libretto che è stato importante per preparare questa lezione, che si chiama Educare alla libertà, e ho deciso di, nel proseguo, quindi andando più nello specifico di che cosa pensava Maria Montessori, di leggere alcuni brani del libro piuttosto che raccontarli. Perché? Perché così emerge anche quanto la Montessori fosse un pochino immaginifica nella sua visione del mondo. Non era una che scriveva i decaloghi di come deve essere la sua scuola, era una che aveva una visione, aveva un pensiero complesso, e da alcuni brani emergerà sicuramente. Ed aveva un pensiero anche spirituale, nel senso che poi alla fin fine lei pensava che facendo fiorire queste piantine che lei si trovava nelle sue scuole, facendo fiorire le loro individualità e i loro desideri, facendole fiorire il più possibile, questo potesse portare ad un benessere maggiore per tutta l'umanità. Quindi aveva poi anche una visione così spirituale, personale, importante. Emergerà questo, quanto fosse appunto visionaria, direi, nei suoi brani. Cosa deve fare il maestro in una scuola montessoriana? Deve essere non quello che spiega quello che deve essere fatto, come deve essere fatto, ma deve essere sostanzialmente passivo, deve essere un osservatore, non deve essere attivo e ingombrante. Una frase che mi è piaciuta, che ho letto in questo libro, è: deve lanciare un raggio di luce e passare oltre, che è il contrario di quello che fanno i maestri oggigiorno. Cominciamo con leggere il primo di questi brani che ho preparato. Allora, questi brani sono... Allora, la Montessori non ha mai scritto un trattato sistematico che mi risulti. Ci sono vari scritti, però secondo me dal quadro che ci facciamo da questo scritto avremo qualche idea, insomma, un pochino abbastanza chiara. Cito: noi non possiamo sapere, cito la Montessori, noi non possiamo sapere le conseguenze di un atto spontaneo, soffocato, quando il bambino comincia appena ad agire. Forse soffochiamo la vita stessa. L'umanità che si manifesta nei suoi splendori intellettuali, nella tenera e gentile età infantile, come il sole si manifesta all'alba e il fiore al primo spuntare di petali,
dovrebbe essere rispettata con religiosa venerazione. Quindi il maestro deve rispettare l'individualità che nasce, dice addirittura, con religiosa venerazione. E se un atto educativo sarà efficace, potrà essere solo quello tendente ad aiutare il completo dispiegamento della vita. Allora vedete che si utilizza anche delle metafore importanti, per questo dicevo visionaria. Ripeto quello che secondo me è più importante. Intanto, ecco, parla degli splendori intellettuali della tenera e gentile età infantile, è quello che dicevo prima, è quel fuoco di conoscenza che, cioè, di cui cercavo di parlarvi prima. Bisogna rispettare con religiosa venerazione l'individualità del bambino, è questo che dovrebbe fare il maestro prioritariamente. Ecco, poi c'è questo brano che io quando l'ho letto ho detto questo è pezzo perfetto da leggere alla scuola di liberalismo. Parla della maestra che non è abituata al metodo Montessori, che utilizza un metodo tradizionale, e parla della maestra che quindi fa fatica a comprendere gli strumenti di questo nuovo metodo. Parlando di questa maestra dice: essa non riesce a intendere il suo compito apparentemente passivo, come quello dell'astronomo che siede immobile innanzi al telescopio mentre i mondi vorticosamente roteano per l'universo. Quindi vedete che meravigliose immagini. Quindi il maestro è passivo come l'astronomo che osserva i mondi che gli passano di fronte. Questa idea che la vita e tutte le cose vanno da sé e che per studiare la vita, indagare i suoi segreti o dirigerla bisogna osservarla e conoscerla senza intervenire, non può essere facilmente assimilata e attuata. Quindi il maestro non deve intervenire. A me è venuto in mente, leggendo qui, è una sorta di maestro liberista, tra virgolette. Non è un maestro interventista, per usare una terminologia che forse è stata utilizzata più spesso nelle altre lezioni della scuola di liberalismo. Un altro brano che volevo leggervi era questo. Più che un brano, questo è una storiella, cioè la Montessori racconta un episodio che è capitato in una scuola, e secondo me questo episodio è abbastanza esemplificativo del suo metodo educativo.